Ricerca. Alla vista della stanza in perfetto ordine, eccezion fatta per la porta abbattuta con la forza, cominciamo a riprenderci un po', e infine tornammo in noi stesse, tanto da poter congedare gli uomini della servitù. La signorina della Fontaine infatti aveva avanzato l'ipotesi che Carmilla fosse stata svegliata all'improvviso dalle nostre urla e che in preda al panico si fosse nascosta in un armadio a muro o dietro una tenda e naturalmente non poteva uscire davanti al maggiordomo e ai servitori. Cominciamo a cercare nella camera, chiamandola per nome. Ma fu tutto inutile. La nostra perplessità e la nostra agitazione crebbero. Esaminammo le finestre, ma erano tutte chiuse. Io implorai Carmilla, in caso si fosse nascosta, di non prolungare oltre quello scherzo crudele e di porre fine alle nostre paure. Ma anche questo fu inutile. Ormai ero convinta che Carmilla non si trovasse in camera sua e nemmeno nello spogliatoio, perché la porta era chiusa dall'interno. Non poteva essere passata da lì. Ero molto perplessa. Forse Carmilla aveva scoperto uno di quei passaggi segreti del castello dei quali la vecchia governante parlava sempre, benché nessuno sapesse dove erano ubicati. Ero sicura che con il tempo avremmo avuto una spiegazione, ma intanto eravamo allibite. Erano passate le 4, perciò preferii trascorrere le restanti ore della notte nella camera della signora Perrodon. La luce del giorno non portò soluzione al mistero. La mattina dopo tutta la casa, con mio padre in testa, era in uno stato di indicibile agitazione. Venne setacciato ogni angolo del castello, vennero esplorati i campi che lo circondavano, ma non fu scoperta alcuna traccia della fanciulla scomparsa. Venne anche dragato il fiume. Mio padre era come impazzito. Cosa avrebbe raccontato la madre della povera ragazza al suo ritorno? Anch'io ero in pratica fuori di me, anche se il mio dolore era diverso. L'intera mattina trascorse in un clima di allarme e di agitazione. Era ormai luna e non si avevano ancora notizie. Corsi nella camera di Carmilla e la trovai davanti al guardaroba. Rimasi sbalordita. Non riuscivo a credere ai miei occhi. Lei, senza dire una parola, mi fece cenno di avvicinarmi alzando il grazioso ditino. Il suo viso esprimeva una grande paura. Io corsi da lei in un'estasi di gioia, l'abbracciai baciandola più volte, poi corsi al campanello e lo suonai con violenza per far accorrere tutti, così che mio padre fosse liberato dalla sua grande ansia. Cara Carmilla, cos'è stato di te durante tutto questo tempo? Eravamo sprofondati in un'agonia di paura per la tua sorte! Esclamai. Dove sei stata? Come hai fatto a tornare indietro? La notte scorsa è stata una notte di meraviglie, disse lei. Per l'amor del cielo, spiegati meglio! Erano le 2 passate, cominciò lei, quando sono entrata, come al solito, nel mio letto, con le porte chiuse a chiave, anche quella del guardaroba, oltre alla porta che dà sul corridoio. Il mio sonno è stato ininterrotto e senza sogni, ma mi sono svegliata proprio ora sul divano del guardaroba e ho trovato questa porta aperta e quella dell'ingresso scassinata. Com'è potuto accadere tutto ciò senza che mi sia svegliata? Deve essere successo tutto con molto frastuono e io ho il sonno assai leggero. E come posso essere stata trasportata dal mio letto a questo divano, io che sobbalzo al minimo rumore? Nel frattempo la signora Perrodon, la signorina della Fontaine, mio padre e tutta la servitù erano accorsi in camera di Carmilla. La ragazza, naturalmente, venne soffocata da congratulazioni, frasi di benvenuto e domande. Ma lei aveva solo questa storia da raccontare e sembrava la persona meno in grado, tra tutti noi, di dare una spiegazione a quanto era accaduto. Mio padre cominciò a passeggiare su e giù per la stanza, pensieroso. Io vedevo gli occhi di Carmilla che lo seguivano, con uno sguardo timido e scuro. Dopo aver congedato la servitù e mandato la signorina della Fontaine a procurarsi una boccetta di valeriana e dei sali, rimasto nella stanza solo con Carmilla, la signora Perrodon e me, mio padre si avvicinò a lei pensieroso. Le prese la mano con dolcezza, la condusse sul divano e si sedette accanto a lei. «Mi perdonate, mia cara, se azzardo una congettura e vi faccio una domanda?» «Chi potrebbe averne più diritto?» disse lei. «Chiedete quello che volete, io vi dirò tutto, ma la mia storia è fatta di tenebre e di meraviglie. Io non so assolutamente nulla. Ponete tutte le domande che volete. Conoscete però i limiti che mi ha imposto mia madre.» «Li conosco alla perfezione, figliola. Non sfiorerò nemmeno gli argomenti sui quali vi è stato imposto il silenzio. Ora, il mistero della scorsa notte consiste in questo. Voi siete stata spostata dal vostro letto e dalla vostra stanza senza svegliarvi.
e questo trasferimento è avvenuto con le finestre chiuse e due porte chiuse a chiave dall'interno. Vi racconterò la mia teoria, ma prima vi devo fare una domanda. Carmilla posò il viso su una mano. Io e la signora Peredon ascoltavamo senza fiato. Ora, la mia domanda è questa. Avete mai camminato nel sonno? No, da quando sono ragazza. Ma quando eravate più giovane, vi è capitato di camminare nel sonno? In effetti sì. La mia anziana balia me lo raccontava sempre. Mio padre sorrise, annuendo. Benissimo, ecco quel che è successo. Vi siete alzata nel sonno, avete aperto la porta senza lasciare la chiave nella serratura come fate di solito, ma l'avete portata con voi per chiudere dall'esterno. Poi avete ripreso la chiave e ve la siete portata in una delle 25 stanze di questo piano, o del piano superiore, o anche di quello sotto di noi. Ci sono tante stanze, tanti nascondigli qui, talmente tanti mobili pesanti che ci vorrebbe una settimana per setacciare tutta la casa. Capite cosa voglio dire? Sì, ma non del tutto, rispose lei. E ora, papà, come lo spieghi che Carmilla si è risvegliata sul divano del guardaroba dove avevamo guardato con tanta attenzione? È entrata nel guardaroba dopo che avevamo guardato, ancora sonnambula, e alla fine si è svegliata da sola, sorpresa come tutti noi dal fatto di trovarsi lì. Ah, vorrei che tutti i misteri fossero spiegabili con tanta facilità come il vostro, Carmilla, disse ridendo. E noi possiamo tranquillizzare i vostri animi nella certezza che quanto accaduto non coinvolge ladri, violenza, veleni, tentativi di scasso o streghe. Nulla che potrebbe spaventare Carmilla o qualcun altro. Carmilla era incantevole. Non c'era nulla di più bello del colore delle sue gote. La sua bellezza era cresciuta da quel particolare languore intrinseco nella sua persona. Credo che mio padre ci stesse contemplando entrambe, paragonando il suo aspetto con il mio, perché disse: «Vorrei tanto che la mia povera Laura avesse un aspetto simile al vostro». E sospirò. E così il nostro allarme finì, e Carmilla venne restituita ai suoi amici.